Ah, beh, mi è connesso al wifi del modem. Magari c'entra qualcosa. Ma tu hai il più sotto wifi, no? Oh yes. Non ce l'hai? No. Dai, che ho passato un muro cattivissimo. Dai, su, mancano poco. Non venite. Questo fatto che la torre è così in alto, una volta che praticamente sale, sei fregato. Meno che non c'hai tipo uno sniper che ti possa prendere. Allora, provo un attimo. Scalzo io, ci spengo il cellulare. Comunque levo la connessione wifi. Non penso cambi qualcosa. Neanche io, però. Vediamo. No, visto che mi hai detto che anche lo streaming ogni tanto scatta, va, cioè diventa pixelloso. Anche se io ora di livello lo sto aprendo benissimo. Però spegnere l'altro PC. E intanto, non so se qualcuno mi sente in chat. C'è, cioè, Kirito che è smanioso di entrare. Se qualcuno gli vuole far posto. Intanto ci andiamo in zona splat. Io arrivo subito, chiudo l'altro PC e il cellulare. User in your channel timed out. User joined your channel. Non so se. E eccomi fra voi. Ma potrebbe anche essere un picco di lag qui. Non so se diventa il tempo, ma che ormai c'è una tempesta con tuoni e fulmini in questo momento. Tanto per. Mazza, non ci ho pensato. Ma potrebbe essere quello? Ogni tanto crash. Tipo, io sono appena crashato da DS, non so per quale assurdo motivo. Non lo so, può essere, non ci ho pensato effettivamente. Tempesta, tuoni e fulmini e venti fortissimi. Sembra veramente. Boh, io tipo. Ho tipo 150 di ping. Non mi sto spiegando perché. Anche i soldi sono sempre sui 30-40. Se mi dice che è 130. No, infatti ora hai un ping a 100, intorno ai 100 più o meno 6. Quindi. Beh, 100 per me è sempre alto. È la media. Che non va. No, ma 100 è altissimo, cioè soprattutto per tu che hai 10 in app, che dovresti avere intorno a 30 massimo di ping. Comunque, ladies and gentlemen, siamo in zona splat adesso. E in ponte sgombro. Stavo per dire, perché ci siamo messi contro? Guarda che potete poi anche farlo, però male. No, l'ho visto male io. È un caso che siamo capiti sempre di squadra, perché le squadre le fatte puramente casuali. Comunque faccio con la voce che c'è Kirito che vuole entrare a giocare. Quindi se qualcuno le cambia ogni tanto. La zona splat è una delle modalità che mi piace di più personalmente. Che riprende molto il tema delle mischie mollusche da un certo punto di vista, ovvero colorare, dipingere. Che succede? Allora, sta davvero sulle palle il fatto che lagga, non so perché c'è questo ping. Capagadi, bravo zio. Oh, c'è una bolla che è salita sopra, non ho fatto in tempo a ucciderla. Porca miseria, ha fatto un fail della madonna. Questa map è davvero devastante per i blast, perché col fatto che ci sono le grate fa piuttosto male. E io infatti non l'ho preso. Fa piuttosto male, quanto sei pirletta. Beh, ma il pennello serve per colorare la zona che è lunghissima in questa mappa. Il pennello non è male in questa mappa qui, eh. Ah, li puoi prendere anche il blaster in effetti, però. Oddio. Cioè, allora, tre colpi su. Ma che non l'ho ucciso. I misteri di Splatoon. Sto arrivando intanto, ho fatto un lock. Abbiamo riviso la zona nel frattempo. Allora, zona splat. Questa map devo dire che l'ho sempre odiata in tutte le modalità. Cioè, non so perché, ma la odio. Ma mi piace abbastanza. No, fa schifo come mappa, okay, cioè, sì. Non puoi dire che non è una bella mappa. Guarda, una delle cose che mi ha fatto all'interno di questo gioco è che ha fatto le mappe tutte, una varietà di mappe allucinanti. Era mio quello. Cioè, ti entro il mark giustamente e tu uno spudacchio e lo fai fuori. È stato malissimo, eravamo in quattro. Mi pare giusto.
Ce l'ho dietro, mi sa. Sono sentito esplodere. Oh no, ce l'ho davanti. Hanno ripreso la zona intanto. Che diavolo succede? Sì, perché. Ma io mi serve una fatale presa per loro. Ecco qua. Magari. Oddio, questo non l'ho visto. Ce l'avevo. Non so cosa possa servire. Io sto inseguendo uno da mezz'ora e sono morto come un pirla. Un po' male, perché sono andato praticamente in una zona. Sai che qua non saprei quale tipo di arma utilizzare. Cioè, sicuramente il blaster è ossidato, perché è una mappa che fa davvero male il blaster. Però con armi tipo... cioè, diciamo, a raffica, mettiamola così. Non saprei. Penso che comunque io sto usando praticamente sempre il calibro, ma perché col calibro mi ci trovo sempre bene, tutto sommato. Beh, potresti cambiare tipo di calibro, per esempio quello con le bombe a ricerca. Visto che qua la zona è lunga. Il concetto del muro di colore, che ho usato bene il muro di colore, fa male. Cioè, ok, questo è il fatto. Che il muro usato di colore bene fa male. Si vede. Un fa filosofo male. Ormai. No, ma questo è il fatto. Cioè, se tu piazzi il muro davvero bene, anche che, cioè, lascia stare la torre così, il muro per me come barriera, cioè, sull'offensiva usi il muro per attaccare, no? Come, non so, un tank, per intenderci, di brutto, tanchi di brutto contro la squadra, ma funziona, ma perché col calibro, che fai male col calibro, quindi muoiono piuttosto in fretta, e aia. Ah, sono tutti morti e praticamente mi sa che ci recupereranno male. Ah, ma hanno perso anche gli enti, sì. L'ho visto. Ah, infatti. Oddio. Allora, c'è da calcolare che io praticamente uccido le persone, vedo le loro... No, cioè questo non è morto, 22 spennellate. Che non va bene. Garius sta facendo la cosa giusta, sta pensando alla zona. No, l'obiettivo è quello. Infatti abbiamo ripreso, abbiamo dato un bel mouse alla squadra avversaria adesso. Sì. Perché qui in zona splat. Ok. Dai che l'abbiamo ripresa, buono, sì. Grandi guys. Qui in zona splat ogni volta che si riprende la zona si dà un mouse alla squadra avversaria. Che per far andare avanti il cronometro dovrà prima esaurire quel tempo in più che le è stato dato col penalità, diciamo. Io penso che sia stato messo anche per il semplice fatto per far durare un po' di più la partita, perché, cioè, no, se ma è giusto. La zona possiamo insultare la Nintendo per le connessioni, tutto quello che vi pare, ma era fatta benissimo questa questo tipo di gioco. No, ma io di Nintendo fondamentalmente non mi sono mai lamentato, a parte il fatto c'è un Kraken grande che ha preso in pieno un mio muro e non sa neanche dove. Ma io Nintendo l'adoro, ho avuto tutte le console Nintendo dalla prima all'ultima. Mi hanno ucciso intanto a 3, questo non lo sopporto. Però il tempo sta scadendo. Ok, è andata. Adoro troppo, Nintendo. Troppo, sì. Però i server in questo momento dovrebbero essere, a mio parere, migliorati. L'unico pecca di Nintendo è questa. Sì, io lo. Cioè, continuiamo a dirlo ogni stream, ma proprio è difficile da capire come un europeo alle 10 di sera, mettiamo che a prescindere non dovrei giocare con giapponesi, ma alle 10 di sera, cioè, non è possibile che becchiamo praticamente sempre team giapponesi, ok? Mica altro perché dovrebbero essere a scuola, perché da loro sono le 8 di mattina. Io penso che loro siano sempre, cioè, sono sempre figli, quindi non c'è, non ho ancora capito come funzioni. Però un matchmaking del genere non può esistere. E se esiste, non dovrebbe esistere. Perché è sbagliato che io debba giocare con uno che abita dall'altra parte del mondo. Questo non vuol dire che se giocassi con soltanto europei o anche italiani la connessione sia migliore. Anzi, con le connessioni che abbiamo qua fanno davvero schifo. Però il concetto del lag giapponese, che praticamente la connessione è fluida, quindi non ci sono scatti o altro. Certe volte sì, però in generale no. Il concetto, meglio, il problema è che c'è ritardo. Quindi se io gli sparo due colpi, lui magari muore dopo un secondo o dopo mezzo secondo. No, più che altro tu li spari, lo vedi in un punto dove in realtà lui non è. Sì, vedi quello che succede, nella realtà lo vedi in ritardo. No, è già successo. Per questo dico, c'è il ritardo, cioè tu gli spari lì, ma cioè lui magari, cioè lui era lì prima,
però muore dopo, perché per l'appunto tu lo vedi dopo. Perché quando lui spari lì non c'è più. Stavo facendo intanto splat in sfera di alghe. Di qua sono in due e sono morto male, non è anch'io, perché hanno la bolla più che altro, giustamente. Ah, non l'ho vista. Di qua lo sparacore non è male, in questo qua, perché è piccolina. Sei molto coperto in mezzo, perché non sembra in mezzo, non è poi così aperta. Osti, non ho visto la lavatrice. Come si chiama? Secchiotto centrifuga. Io giuro che dovrei stringere le mani a chi ha inventato questi nomi qua, perché davvero ce ne vuole. Cioè, a inventarsi questi nomi qua ce ne vuole, io giuro, non l'ho mai capito. Alcuni sono, cioè, dei geni. Il calibro così ci sta, il splasher, vabbè, ok. A porca miseria. Però non riusciamo a riprendere la zona intanto. Ma più che altro io... L'hai presa adesso? Cioè, muoio mega facilmente. Sto arrivando adesso, sto facendo un lock. Oddio, che succede? Mica l'ho visto. Morti. No, ok, non siete morti, okay. Grandi. Seccato uno, seccato due. E il suo fantasma mi uccide. Però dai. Mi hanno sparato una bolla in faccia. Ma no, rischiamo di perderla. Oddio, qua il blaster non so che grande scelta sia, sai, Shining. Trovi? No, mi ci trovo bene per le grade più che altro. Non lo so. E la mappa è piccola. Questo sì, ma. Oh, sono morto dal dietro, non so. Dai, morto... È brutto da dire questa cosa. No, niente, questa non è morta. Oh, raga, però sono l'unico in vita, non va bene. Okay. Siamo morti tutti qui. Ma scusa, ma io vorrei capire perché gli c'è sparo dove è il disco. Perché in realtà non è più lì, si vede. No, un'altra cosa. Il sistema di mira di questo gioco, a mio avviso, è fatto col culo. Perché se uno è in basso o è in alto, quindi deve sparare a uno, quindi più basso rispetto a dove è lui, o più in alto, c'è questo cazzo di mirino che, come dire, in automatico si sposta praticamente su un oggetto. Quindi se io miro in basso, in automatico mi mira ancora più in basso. E questa, cioè, ma proprio solo, è pure random. Ragazzi, questa zona, sai, niente. Non stava un... Però questa cosa devo dire che c'è soltanto per chi usa il sistema con gli analogici. Perché io infatti uso i sensori, mi giro molto meglio. No, ok. Se tu usi i sensori, non hai questa cosa qua, perché semplicemente con gli analogici c'è un autolock in automatico su certe cose che non dovrebbe esserci assolutamente, però c'è, e questa cosa qui non va fatto bene, perché crea cioè diversifica molto lo stile di gioco. Ragazzi, qualcuno dal cambio ha chiarito per 3 o 4 partite? Sì, dicevi, scusa. No, che per l'appunto, cioè, io anche se ho l'analogico, comunque dovrei praticamente, in base alla mia sensibilità delle dita, muovere come voglio bene su tutte e due le assi X e Y il mio mirino. Cioè, ok, invece non è così, perché per l'appunto se io sono su un punto in alto e miro in basso verso i miei piedi, in automatico il mirino si sposta prettamente sui miei piedi. E, cioè, ma proprio solo, e non va bene, perché sballa la mira, e per ovviare a questa cosa bisogna saltare, cioè, perché in questo modo riesci ad arrivare più in basso con l'analogico, però, cioè, non va fatto bene. Ma guarda, perché secondo me il sistema migliore di controllo per questo tipo di gioco sarebbe Wiimote più nunchaku. Sei perfetto. Miri col Wiimote. Più che altro non, il discorso è che non, a mio avviso, creare diversi, cioè dare la possibilità di giocare con diversi stili di controller, in questo caso analogico e sensore di movimento, dà dei vantaggi e dà degli svantaggi. Beh, che non c'era la mano su Wii U Gamepad. No, io parlo di sistema di mira. Perché era come per esempio Call of Duty, che uno c'aveva l'analogico e l'altro c'aveva il Wiimote. Praticamente col Wiimote era più difficile uccidere uno che era lontano.
con i classic controller pro era più facile perché c'era quasi una specie di autolock, quindi una specie di aim assist, vedila così. E questa cosa però anche? Secondo me sì, non so perché forse Kirito non c'è, cioè in stanza giù non lo vedo, quindi non saprei. Se vuoi aspettare, giustamente no, non è andato a entrare prima, e vabbè. No, vabbè. Se ripassi più tardi, può entrare quando vuole, come al solito. Vediamo. Allora, ne proseguiamo. Tu stai guardando sempre la chat, sì? Sì, adesso sì. Zona splat, parto polpo. Questa è molto strategica perché ci sono due zone. Sì. Io vorrei fare un discorso generale sulle armi, per il semplice fatto che non c'è, cioè, tanti mi hanno chiesto ma che arma devo usare, cosa dovrei mettere, non c'è un'arma precisa su per ogni modalità, per ogni mappa, eccetera. Ci sono le armi consigliate per certe mappe e per certe modalità, però se si gioca in team c'è da considerare tantissime cose. Da considerare il livello del team, cioè da considerare il team con che arma vuole giocare, con che stile vuole giocare, e l'abilità del singolo player, oltre alla mappa e comunque alla modalità di gioco. Però in genere qualsiasi arma può andar bene se usata a dovere, questo è il discorso. Ma in teoria sì, io sono d'accordo con quello che dici, anche se in alcuni stili americani, per esempio, già esistono le tier list delle armi migliori e peggiori. Ma in realtà non esiste questo discorso. Sì. Un po' come di picchiaduro. Sì, se prendo per l'appunto Smash, ok, c'è la top tier. Cioè, allora, alla fine è fatta dai giocatori stessi, no? Anche se sì, sono tanti giocatori che secondo loro, ma cioè, per l'appunto un personaggio può essere, o un'arma, può essere più tipo OP di un'altra. Ma il discorso è puramente soggettivo, perché c'è chi magari con quell'arma lì ti fa davvero male, e magari sì, non è in top tier, ma perché per l'appunto per far davvero male devi saper giocare bene. Però non è detto che perché non è in top tier allora non si debba utilizzare. Ma poi non è in top tier, è un discorso comunque relativo. Gente qua in Italia, giocatori di Smash molto bravi che vincono i tornei con personaggi assolutamente in basso alla tier. Certo, assolutamente. Io qua sto prendendo la zona 2. Ma la zona 1 è occupatissima purtroppo. Sono tutti qua. Io sono solo, faccio quello che posso adesso. Provo a riprenderla. Sto prendendo uno, ce l'ho fatta, però. Niente, mi hanno ucciso. Tu resta in 2. Sì, no, ce l'ho fatta. Sto tenendo, però non so per quanto, Lo so, purtroppo. La zona 1 è l'ora adesso, quindi reggila per favore. Allora, se riesci. No, più che altro non è morto praticamente dietro. No, l'abbiamo ripresa, dai, apposta. Fortuna l'abbiamo ripresa. Sì, però sono. No, non l'abbiamo ripresa. La 1 sì. Loro. Ecco. Ma che stai dicendo? No, loro. Ah, ma tu sei viola? Ok, tutto capito. Ok, chiaro. Adesso ho capito perché non ci trovavamo con le cose, con le zone. Qui stiamo anche dando consigli da nemici, bene. No, più che altro che stavamo, cioè, stavo giocando e parlando col pensiero. Sai che faccio? Ti vengo a trovare, ecco qua. Siamo appena uccisi. Ok, non sto capendo più nulla, non capisco. Ok, più che altro non posso parlare con il mio team, non so dove, cosa stiano facendo, se magari... Stessa cosa per me, purtroppo. No, sì, no, più che altro non... non fanno neanche tipo grande, seguimi, bro, sei un grande zio, mori. Quindi non so che cosa... Sei un grande, se capisci un pochino, però vabbè, per il resto... Con me, seguimi, quella ci sta proprio bene. Ah, seguimi. No, c'è con me, non c'è seguimi. Esatto. Non capisco perché con quattro frecce a disposizione ne abbiamo soltanto due cose. È vero. Cos'è l'altro? Grande, ecco.
No, per esempio, potevano mettere tipo un messaggio sulla chat, come per esempio scrivere tutti quanti in attacco oppure tutti quanti in difesa, cioè qualcosa di questo tipo. Ma una chat vocale come la vedresti? Tipo quella che c'è in Monster Hunter, per capirci. La chat vocale sarebbe il top, ma come su tutti spara tutto. E perché non c'è, tu non so se lo sai questo discorso. Il fatto della chat vocale che non c'è è per il semplice fatto che lo sviluppatore non voleva, o comunque penso il gruppo, non credo solo lui, non voleva praticamente dare le cose brutte, che okay, vedi la così, del multigiocatore. Le cose brutte quali sarebbero? Per dirti un esempio, se uno la chat vocale una cosa diciamo brutta del multiplayer, che puoi essere offeso e tutte quelle, cioè tutte queste magagne qua. Quindi per questo fatto che non è stata messa la chat vocale. Beh, però magari farà soltanto nelle private, dove si presume che giochi fra amici e nessuno ti insulta. No, più che altro come fanno tutti, cioè non puoi mettere un filtro semplicemente. Innanzitutto c'è il filtro famiglia, quindi hanno usato il filtro famiglia e c'è, cioè, semplicemente chi ce l'ha attivo, ok, non può usare la chat vocale. Oppure come su tutti i giochi, la puoi attivare, la puoi disattivare, puoi bloccare la chat con uno, puoi fare chat soltanto con quelle persone. Cioè, non capisco perché ancora non pensino, o meglio, non facciano queste cose, perché io credo che ci abbiano pensato. Cioè, insomma, siamo nel 2015, quindi... Questo gioco è grandissimo, potrebbe essere ancora migliore di com'è, basterebbero pochissime aggiunte. Basterebbe veramente poco. È uscito qualcuno? Forse lasciano il posto a qualcun altro? Sono lontano dalla chat, quindi non sto leggendo. Ecco, dai un occhio. Più che altro perché io laggo, quindi non vedo bene lo stream. Sì. Dovrebbe essere uscito comunque, se non vado errato. Chi è uscito? È uscita Lulu, credo. È uscito... sì. È un change? No, non lo so. In chat è tutto tace, quindi non saprei. Penso... aspetta che provo a schedule. Io per fortuna sono su col cellulare, così almeno giù il computer posso scrivere per rimetterci d'accordo. Non capisco che cosa stanno scrivendo. Ma... ah, ma che stupido. Ho scritto a te. E tu mi rispondi anche. Aspetta, infatti. No, che c'avevo la chat aperta con te. No comment, veramente. Che ha scritto un chat. Io ho WhatsApp qua. Io anche lo sto guardando adesso. Non capisco. Sì, non capisco se hanno fatto un change o altro. Comunque, cosa dire? Devo dire che questi ultimi tempi sto giocando piuttosto poco. Perché sto mettendo le mani avanti. Cosa vuol dire? In che senso sto mettendo le mani avanti? Per le tue pessime prestazioni di recente. Quali? Dimmi quali pessime prestazioni di recente. Avanti. Quello dovremmo chiederlo alle donne, quali pessime prestazioni fai. Comunque, vabbè, a parte quello. Nessuno si è mai lamentata, quindi per adesso va bene. Sì, che non le vedi da parecchio, allora.
Ad ogni modo, dovresti... è bene tenersi in allenamento per essere sempre in forma a questo gioco. L'ultimo torneo che abbiamo fatto è stato la finale del WGP il 15 gennaio, ormai è passato circa un mese e mezzo. Anche se a breve gira voce che dovrebbe cominciare una nuova stagione del WGP, che deve organizzare altri tornei di Splatoon. E noi attendiamo tutti fiduciosi. La stagione primaverile alle porte, anche se qua sembra inverno, qua fuori c'è una tempesta. Comunque siamo 7, l'ottavo ancora non entra, ma stanno facendo un change. Non ho ancora capito, ma intanto parli, cosa te ne importa, fai... Partiamo in 7, speriamo se mi rispondono al volo. Sì, sì. Cercavo di contattare Ghirido che prima voleva entrare. No, ma se non lo vedo neanche su TS... Non si so sarà perché. Stufato di attendere. Vabbè, intanto allora proviamo comunque. No, ho provato a scrivere. Beh, intanto parti perché non voglio star qua. Stessa di prima. Qui non so se si può vincere l'infinita numerica in un tipo di kick come questo, in zona splat, con due zone. Guarda, solo perché sei tu faccio un change. Che vuol dire che fa un change? Ma non ti preoccupare, vuol guarda. Vuol dire che prendo... Non sei certo tu il problema. Vuol dire che prendo quest'arma qua e ti arerò tipo male. Mi piangerai di essere nato. Sì. Il problema è che in questo tipo di mappa, secondo me è assolutamente impossibile vincere quando si è in fionomeria. Una zona splat con due zone così lontane fra loro, soprattutto. Questa è veramente la mappa peggiore, secondo me. Miseria. Non trovo... Non trovo, insomma. Che non trovi? Non trovo nulla, perché l'ho appena trovato. Siamo partiti? E morirete? No, non lo so. Io praticamente ho preso lo sniper, quindi non so quanto effettivamente potremmo vincere questa partita. Però mi sono sempre trovato bene con lo sniper in questa mappa, quindi magari... Beh, quello è uno sniper molto particolare. Sì, ho preso il... Che si chiama? Calma rapid, se non vado errato. Yep. Non mi chiedo di non aver mai usato grande, in vita mia. Praticamente salvato la vita in modo male. Grande, guarda qua che kill. Abbiamo praticamente già bloccato lo spawn, eh? Mi sa di sì. No, stammi lontano. Ok, sei morto male. E l'importante è questo, dire ma. Ok. Devo dire che non è male questa arma qua, in questa mappa, perché ci metti piuttosto poco a uccidere. Ma non colori. Cioè a caricare. No, ma che c'entra colora? No, veramente, veramente sì, si colora mica male. Colora mica male. Sì. Beh, guarda che è uno sniper, comunque la sua bella scia di colore riesce a farla piuttosto easy. Abbiamo praticamente bloccato lo spawn molto male, ho sentito un rumore. Siete tutti quanti morti adesso, se qualcuno si sbrigasse a prendere la zona magari. Noi siamo vivi. Io non ci si tre. No, allora io ho fatto una partita con lo sniper in una maniera impeccabile. Cioè, vabbè, era impossibile vincere questa partita qua per voi, ve lo dico proprio... Oggi è dall'inizio, in fede numerica è impossibile vincere. No, infatti. Guarda Neme 5-0 con lo snipa.
Ho letto questo sniper qua, è buono. In generale lo sniper devasta. Perché devasta? Perché è un colpo morto. Quindi se lo sai usare bene, pacchi in una maniera fotonica. Questo è il discorso. Sei un pirlone, magari dove entrare qualcuno. Non ho ricevuto messaggi in chat. Andrò avanti. No, nel senso dei nostri. A parte il fatto che io ho lo streaming bloccato, quindi è ovvio che non vedo la chat. La vedo la chat, cioè. Però ci sono messaggi di gente che vuole entrare, quindi. Sì, no, era. Appena ne ricevo, naturalmente. Per dire. Dai, per dire che era tutto bloccato. Ancora così, incredibile. Ma le fate tu le squadre o. No, tutto casuale. Incredibile. Mancade. Ah, sto guardando che equipamento stai prendendo. Posso sempre cambiarlo, come vedi. Sì, ma il discorso. Cioè, il discorso. Io so che prendi, ma che cosa me ne frega. Cioè, non è che in base a quello che prendi mi devo regolare io. Io gioco con l'arma che voglio usare io, punto. Quindi non ho mai capito sta cosa qua. Beh, io sapere l'arma della squadra avversaria vorrei regolarmi benissimo a prendere un'altra. Se tutti usano il rulli prendo uno sniper e chiudo la partita, per esempio. Certo, bisogna essere pazzi per prendere 4 rulli, però. Anche se l'altro giorno il ranked l'abbiamo fatto, è stato anche abbastanza divertente. Facevamo prendere i team tutti con la stessa arma. E abbiamo anche incontrato ascoltate pure 4 blaster contro 4 pennelli. È stato bellissimo. Quattro blaster. Sì, c'erano un team di giappi che hanno preso 4 pennelli. E poi 4 blaster. Era 4 blaster. Non ho visto che cos'è, zona splat. Io ho preso lo sniper in sì, base. Sì, si è fatto benissimo. Va bene, perché eravate in 4. Grande. Dov'è il coso? Il coso? Ah, ma ce l'avete voi? Il certo. Muori che... cosa vuol dire? No! Sono morto male, bro. Sono morto male vuol dire che sono imploso male. Ma io comunque sto giocando in squadra. A parte il fatto che ho visto dopo che in squadra comunque sei con l'artiglio. E chi era là, chi era l'altro, già non mi ricordo. Donkey, che c'entra questo? Dove vai? Eh no, comunque era meglio forse prendere un'arma più effettivamente meglio. Cioè meglio effettivamente easy. Oh, ma sai che credevo che fosse che fosti uno fosti, che fosse sì. Uno dei nostri congiuntivi, questi sconosciuti. Sono andato lì come si suol dire a cazzo duro, perché credevo che fosse nostro. No, era mio. Vade, mannaggia. No, questa è una porca miseria. Comunque dovevo prendere, mi sa, un'arma che potevo usare molto meglio. Più che altro qua non so quanto possa essere utile effettivamente. Soprattutto lei. Ma è un'arma range abbastanza lungo questo, una mappa lunga, quindi. Porca miseria, c'era più camperà. Oh, me ne vedi solo che lo uccide! Sono in trasparaggio, porca miseria, raga! Dove state? Cosa fate? Perché lo fate? Quanto sto arrivando? Ok, ci sono. In Bazooka penso che. In questa mappa poi il Kraken qui non serve prettamente a nulla. Ma ci sono le grade qua. Però un rullo può far male, soprattutto a mio avviso un rullo, come si chiama, quello dorato. Il dinamo. Perché sì, il dinamo fa davvero male qua, il dinamo. E muori. Non no, mi hanno ucciso. Pinocchio. Mi ha buttato una retta e non l'ho vista, cioè non è partita nella mia visuale, però sono morto dopo. Sì, il rullo dinamo, perché per l'appunto qua per andare nella zona
vai dritto, vai, cioè, prettamente vanno tutti quanti in mezzo sul ponte, ok? Quindi col dinamo puoi far davvero male. Questo è il discorso del dinamo. Ah, in volo. Non riesco a distruggere la barriera del cazzo. Ok. Ma no, io vedo barchette a caso. Perché vedo barchette a caso? Ecco, lo hai ucciso male. Oh, però sono in vantaggio, non l'avevo visto. Ecco, meno male che non c'è un tempo, cioè tipo una modalità a tempo tipo di respawn, forse. Oh, non muori! Non mi prendi. Porca miseria. No! Sì, l'ho preso! Cioè, raga, ho fatto anche full team, ma quanto sono pro? Sì, full team con tre persone? Oh, ho fatto full team con tre persone. Avanti pure. Mi vanto pure. Arrivo. Giovanni, sto arrivando, corri tu. Grazie, molto. Gaius che va prettamente avanti, ma Dade con la sua volontà, la sua forza di volontà, va avanti e porta il team a 20. Ancora 20. Però ci può essere un comeback piuttosto easy in questo gioco del Cristo. Non 3 contro 4, ma sei ridicolo. Per la numerica non ci sarebbe stata la storia, visto una delle partite. Perché? Vabbè, io calcio, ho preso lo sniper per comunque agevolare un po', dai. Comunque non faccio qualcosa così male, quindi per adesso. Dai, lo stavo uccidendo io. Peccato, vabbè. E mi sa che siamo sempre in 7, però. Credo. Non capisco perché prima c'erano 1000 persone in stanza, adesso ce ne sono soltanto uno. Se vuole entrare subito, non è andata giù. Sì. E non trovo. Ma che è? Eccolo qua. Ma siamo sempre in 7. Eh sì. Ma se. Prima di entrare tutti quanti. No, possiamo fare l'ultima mezz'ora fatta in public. Prendiamo Artiglio, prendiamo chi vuol venire. E dai, quindi. Esci, quitta. Andiamo contro Giappo. Già potrebbe essere a scuola in questo momento, però. Ok, quindi sei uscito. Io intanto sono Splat, Cime e Villanguilla. Ok. Ok, hai già creato? Yes. È free, non ho messo password. Chi prima arriva bene alle mega loggia. Direi che hai messo password davvero. No, non l'ho messo. Ah, ecco. Ok, mi sembra che ci sia stato Artiglio, che ho visto che c'era. Artiglio è arrivato subito. Ah, infatti, ok. Due posti liberi. Ce n'è uno, come dici, due posti liberi. E qui vedo che manca. Ok. Giusto in tempo. È zona splat, quindi prendete le armi appropriate. Ragazzi, se volete fate i cambi, poi a due, poi vedete voi cosa volete fare. Zona splat. Cime e Villanguilla. Cime e Villanguilla, vado a cazzo duro con la mia calibro. Ah no, minchia, regà, non ho cambiato l'equipe. Ok. Andiamo, tu prendi il panels che ci sta effettivamente sì. In questa mappa. Oddio, in Villanguilla neanche tanto. Purtroppo sono due mappe in cui userei due armi diverse. Però diciamo che vado di pennello per adesso.
Pennero ci sta benissimo in cima e un po' meno in villa, secondo me. Artilio si è affezionato a quello splattening a Tanica, ormai non lo molla più. È vero, è vero. Non so perché. Non so perché. Ah, mi dicono che è arrivata. È arrivata una. È arrivata una? Sì, sì. Chi? È arrivata a 13. A 13 è andata via poco fa. Come poco fa? 13 è Lulu. Lo so. Ma evidentemente è riuscita poco fa. Un attimo. Vabbè, facciamo una partita pro allora e poi rientriamo in privata. Nessun problema, insomma. Dai. Oh, 4 calibri 3000, non se non ho visto male. Ho passato la testa nel momento in 4 calibri 3000. 4 calibri 3000. Sì. Senza farlo apposta, abbiamo trovato una cosa del genere. Okay. Sì, ma non è buona come cosa. Perché hanno i Kraken, hanno i muri. Hanno i muri. Ora saranno. Oh, via! Lore, eri in mezzo ai cojones. Li sciottano. Sì, la peculiarità del. Del calibre è questa. Ne ha seccato uno, per fortuna. Però non vedo più niente. Non vedo. Oh, regà, qua ne abbiamo uno che non muore. Ah, sono giapponesi, non scordiamoci di questo. Ah, è giusto, scusate. Mi sono dimenticato questo piccolo dettaglio che però è il taglio più grande. Vai, presa la zona. Ok, guarda che qua ce n'è uno. Vado a caccia col Kraken. Vai, 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 vai. No, è Kraken pure lui soprattutto, questo è un bel guaio. Ok, tranquillo. Ma ho ucciso. No, sai cos'è il discorso? È che se te lo becchi davanti, io col calibro gli faccio male perché due colpi anch'io e lo butto giù. Però se mi sparano in due sono fregato perché praticamente comunque il sono morto. Sono pieni di muri. Questa mappa ci sta bene quest'arma, bisogna dire. Usate bene le armi, fanno tutte quante, soprattutto quelle che DB shottano, fanno male. E il calibro, se tu sei bravo, puoi sparare anche un colpo alla volta, per intenderci. Però uccidono, perché con due colpi uccidi. Calcoliamo che sono giappi, quindi ok, praticamente loro un colpo e io sono morto, ok, giusto? Però non vuol dire. Però per adesso abbiamo le zone. Se sfruttate i miei rientri magari è meglio. Ero andato un attimo a prendere uno che continuava a rompere le balle. Ah, c'è un Kraken. Non in zona, l'ho visto. Sono 4 Kraken probabilmente. Sì, però potevano andare sulla grata, ma anche voi. Sto facendo un lock, spero che stai salvo, Artiglio, dimmi di sì. Sennò sono morto male. Sono morto male, no, ok. Vai, doppia. Sei stato proprio cattivo, andiamo anche nel loro spawn, nella loro zona. Scusa. Esatto. Sei stato proprio cattivo qua, devo dire. No! Ho fatto una stupidata, sono praticamente... Vai, usate i miei rientri, c'ho anche il Kraken. Sono sceso, se era sotto un muro. La nazione! No, non mi dire così. L'ho cacciato via, però ora devo... No, raga, qui sono muri infiniti, incredibile. Cerchiamo di distrarli il più possibile. Zona nostra è presa da loro? Dai, che ho praticamente fregato uno in questo modo molto cattivo. Io ho capito perché usare i miei rientri, cosa ho preso a fare quest'arma. Chiedo questo. No, mi fa incavolare questa cosa. Devo scegliere altre armi, ne prendendo specialmente perché hai rientri. Se servono, scusa. Cosa? I rientri giusto servono. Servono in questa mappa direi proprio di sì. No, no, non è capito. Io vedo gente che dallo spawn prende e cammina. Non hai capito? No, non ho capito. Però non ho ucciso uno. Non ha senso usare un rientro se non muore. Io non so se fare il lock. No, meglio che non lo faccia. Ok, Shining, ti sono davanti. Sì, Narice, mi hanno ucciso però, attento. Ho visto. Però ripetendo la zona per adesso. Prendiamo la zona, presto, zone. No, eh. Non ce la faccio. Cioè, questo non credo. Io do 5 metri in faccia, non è crepato, mi ha ucciso il suo fantasma. Ok, Shining dietro. No, io sono morto da un'ora, raga. Porca di quella miseria.
Il loro Calibro 2000 continua a sparare anche dopo che loro sono morti. Hanno i fucili fantasma, in pratica. Questo mi fa arrabbiare, capisci? Che io li killo e questi qua hanno le armi che dopo mi uccidono. Artiglio cattivissimo. Occhio che ce n'è uno lì, eh. Lo so, gli ho anche spendendo in faccia 5 volte, ma è sopravvissuto, okay. Incredibile. È morto? No, naturalmente no, che scherzi. Ci sono io? Ah, sei morto. Tre colpi! Oddio! Gli ho sparato! Ho visto tutto in diretta, non ti preoccupare. Quattro colpi, non è morto. Ho visto tutto in diretta, ma non mi sorprendo più di niente ormai. Ma vedi, poi sono queste quelle che fai incazzare e ti fanno passare la voglia di vivere. Dai. Di vivere, magari no, dai, di giocare a questo gioco online, sì. Nel senso che ti fa passare la voglia, perché. È per, cioè, per questo che poi alla fine gioco poco, perché devo giocare solo, ok? Poi perdo perché incontro questa gente qua. Riandiamo in privata, quindi siamo di nuovo in 8? Non ho ben capito, ma tanto. Non lo so, digli. Aspetta che scrivo. Andiamo. Forse siamo 8, gli ho scritto. Sì, essendo uscito qualcuno penso di sì. Ne ha scritto no, manca Dome. Oddio, che fine ha fatto. Scrivo. E vabbè. Beh, sarà uscito, non so. Ne serve uno, gli scrivo. Sì. Chi vuole entrare, si faccia avanti. Ok, è entrato Dade. Ecco, Dade può competere con i giapponesi, ragazzi. Dade ha la connessione buggata. Cime Vinlanguilla, sempre questa ma poco va bene. Si fanno così. Beh, visto che non usate i miei rientri. No, non è che, ti ripeto, non è che non li uso, ma non è che io non li ho usati. Non li usavo se tu eri in vita, per intenderci. Cioè, lo uso se... Ma tu che non c'hai il salto nascosto, dovresti stare sempre rientri. No, quando siete safe. Tu fai sapere che siamo safe oppure no? Non puoi saperlo. No, beh, vedo sulla mappa. Non puoi vederlo con sicurezza. Beh, che male che sei, dai. Che male che sei un cavolo, è così. Penserò Dada a mettere i rientri. Poi se esce Vinlanguilla sta cosa è meglio. Ecco, per esempio, io vedo, per esempio, negli scenari ci sono tre spazi. Potrebbero mettere tre mappe disponibili come si fa negli Splatfest, per esempio. Perché metterne due? Siamo in superiorità numerica questa volta. Perché? Ah, capita anche questo, sì. Loro sono in tre. Anche questa cosa, hanno messo i gruppi da 3 a giocare spesso e volentieri insieme ai gruppi da 4. Quindi i gruppi da 3 non li faranno esistere. Sì, questa non l'ho capita. Non ha senso. Perché loro hanno due bolle, attenzione. Devi fare un gruppo da 3. Hanno due bolle gli avversari, eh. Hai messo i 2 contro 2. Metti 3 contro 3. Cos'è? Cioè, hai qualcosa contro il 3 contro 3? Dimmelo subito. A parte che questo gioco è 4 contro 4 e basta. No, vabbè, sì, ma... Cioè, no, non è possibile. Non può giocare. Mi hanno spinto di sotto. Tre colpi contro quel secchio. Io ho 3 colpi, ragazzi. Avevo il Kraken e mi hanno spinto di sotto. Vabbè, questo può essere, dai, so. Può essere, sì, ma... Io non so se fare... No, non posso fare... Non ho set save, quindi... Dai, li ho ritmarcati con la bolla. Vai, vai. Io sto... Zona. Ah, beh, poi c'è da dire che io sto giocando con questa arma qua, quindi non so quanto effettivamente sempre possa essere buona come arma, quindi... Beh, anche io non sto giocando con l'arma che dovrei usare, però. Sì, no, però tu cosa stai usando? Non ho visto. Il triplete. Oddio. Ma quale? Quello lungo o quello a corto raggio? Quello a corto raggio. Con Kraken di arma. Devi colpire sempre un paio di volte. Eh sì. Però spara veloce. Spara veloce, sì, ma infatti... E ho il Kraken come arma. Assolutamente.
Niente, andiamo di là. Ma erano in due, cacchio. Credevo ci fosse soltanto lui, mi sono buttato praticamente a capofitto. Non ci ho fatto. Oh, qua c'è un rientro bello che mi piace. Vedi, ora uso rientro. Ma perché? Perché si arrivati tutti quanti morti. Sì, ma si presume che siamo tutti quanti morti, loro distruggono il rientro a meno che non sono degli emeriti cretini. No, veramente il rientro non l'avevano distrutto. Perché sono stati dei cretini loro. Vabbè, questo può essere. Però sta di fatto che ci stanno recuperando. No, ci abbiamo recuperato invece. Sì, infatti. C'è la bolla? Hanno sempre le bolle intanto, ragazzi. Porca di quella puttana. Vai, il doppia. Prendiamo sta zona subito. Dietro. Non l'ho visto, scusa. Tutto arancione qua intorno, coloriamo un po'. Sì, sta arrivando. Sì, è importante anche colorare quando non c'è nessuno, perché li porti davvero in svantaggio sotto questo punto di vista. Anche cioè, colorare così del tuo colore senza che sia battuto. Accidenti, è determinante secondo me invece. C'è una bolla in zona, Sì, sono fuori, senza inchiostro, devo ricaricarmi un attimo. Morta. Sono in due con la bolla purtroppo. Cacchio, gli è durata tipo un'infinità, Oh, siamo a 33, porca, non ho visto. Sto usando un rientro per sicurezza. Vai, non ci sei due, forza. Siamo sto cavolo. Okay. C'è il turbinator, uno c'è il turbinator, se lo uccidete però. Okay, no, lo riprendiamo, Morto easy. Colleremo con il nastro, raga. Qua ho praticamente parato il culo a Dade. Qui li andrei a trovare a sto punto. No, aspetta un attimo, qua c'è un momento di difficoltà. Ok, è morto. Tanto li prendo dalle spalle, sì. No, vai, se stai andando tu vai. Ok, questo è morto. Dai, okay. No, l'ho filato io. Ho sprecato un pintofono praticamente a cazzo di cane, ma va bene così. Buono, raga. Questa sera siamo partiti piuttosto a casa. Beh, eravamo pure 4. Ah, è vero. Pensa, stavamo anche un po' fucando. Beh, allora non è vantaggio della connessione, veramente. Sì, purtroppo questo... ma poi mi chiedono, ma perché non fai torni online? Perché mi girano i coglioni? Perché si creano bisticci in una maniera assurda, per via delle connessioni. Che le connessioni fanno il, non dico 50, ma anche di più per cento della possibilità. Contano troppo, sì. Occasioni. Perché soprattutto, continuerò sempre a dirlo, in Splatoon un colpo fa la differenza. Cioè, neanche un colpo. Se ti sporchi un po', se tu hai il 95% di... danno, anzi, prendiamo un vero esempio. Col blaster, col danno al massimo, se non ti colpisce in pieno ti fa il 99.9% di danno. Se tu sei sull'inchiostro del nemico muori. Quindi, cioè, per fare ipotesi stupida, se io coloro del mio colore, ma non è ancora del mio colore, e sono sul colore del nemico, quanto è uno colore? Assurdo. No, cioè, capisci? Cioè, io dovrei essere sul mio colore, invece no. E anche questo non va bene. Assolutamente. Poi vedi persone magari sguizzare nel tuo inchiostro per minuti e minuti. C'è uno che dovrebbe essere, magari c'ha impermeabilità che ti fa praticamente stare per qualche, o quanto sarà, mezzo secondo nell'inchiostro del nemico, e tu lo vedi per tipo 3 secondi nell'inchiostro tuo. Che cosa, no sense. Sempre villanguilla, però stavolta siamo contro 4. Sì, ho visto. C'è un blaster che mi ha fatto male, l'ho ucciso pure io però. Ah, sono giapponese ovviamente. Certo, che pensava che fosse. Ovviamente. C'è qualcuno dietro che è Dade e lo vado... No, vengo da... vado da Dade, ok. No, non so chi ho bloccato, ma ho schiacciato a caso, completamente random. Ok, ce n'è qui uno sopra che non so se riusciremo a uccidere. Ecco, lì qui camperato. C'è il blaster là sopra, mi sa. Non lo so però, occhio. Sì, lo so io. Mi hanno anche... intossicato, come si dice, e mi hanno ucciso. Oh, non muore. È tornato in base.
con lo Sweeper CM, raga, incredibile, eh. Mazza che range che c'ha, ha perso tutta quanta la piazza. Lo Sweeper? Sì. Ma chi l'ho ucciso? Non lo so, forse un vero un Turbinator. No. No, sempre lo Sweeper. A parte il fatto che ho visto... No, merda! Madonna, l'ho evitato Tittofono. Per un attimo. No, che cavolo mi ha ucciso, dai. Ah, un blaster. Neanche vedi... Il bello è che neanche vedi i colpi per quanto laggano, purtroppo. Mamma mia, lascia stare. Oh, due colpi in faccia. Ecco, io sento tac tac. Ma magari li vedessi i colpi. Porca di quella. Magari ci casca, metterei la firma a vedere i colpi. Che magari posso provare a evitarli. Invece no. C'è un Kraken, se non sbaglio. Sì. Sono due Kraken, però. Tre colpi per tutta la firma. Ecco questo, dopo me faccia e colpo, niente, sopravvissuto. Incredibile. Cacchio. No, cioè, non puoi vincere contro una squadra così, non puoi. Allora, se becchi una squadra che non lagga, se becchi una squadra che sa giocare giapponese, perdi sempre, perderai sempre, a vita. Perderai a vita, perderai. Online. Ma anche il concetto che puoi avere anche noi, possiamo avere anche la fibra. Ma non c'entra, non c'entra, sono i server. Scusate, perché dobbiamo, cioè, il server deve andare a praticamente una via di mezzo tra noi e loro. Ma mi sa che è stato da loro il server. Io dico a Tokyo. Il server più vicino. Non so perché ho questa impressione. Può essere, può essere. No, però questa cosa... Uscito da fare apposta a qualcun altro, immagino. Sì, penso proprio di sì. Tanto, come va lo streaming? Non sto minimamente guardando, mancano 10 minuti, facciamo ancora qualche partita. Sì, un paio penso che ce la farà. Easy. Poi, c'è da dire che, non l'ho detto, forse era meglio che lo dicevo. Questo video, saremo in streaming, praticamente, non dico ogni sera, ma quasi, sempre... Questa volta dalle 9, perché vogliamo fare 2 ore, saranno 2 ore staccate però, cioè saranno 2 ore divise per appunto in due, quindi un'ora, pausa di quanto? 5 minuti? E poi un'altra ora. E facciamo questa cosa qua. Praticamente per tutto il mese di marzo facciamo così e... Vediamo anche come va, come andiamo, perché saremo per l'appunto molto più spesso in streaming. Speriamo che comunque ci siano sempre più persone che ci seguino. Io devo schiacciare A, che non ho ancora fatto. Cominceremo mercoledì prossimo, cioè dopodomani. Sì, praticamente quando ci siamo, quindi ogni volta che alla sera non sapete cosa fare, alle 9, dalle 9 in poi, potete sia seguirci che giocare con noi. Giapponesi naturalmente. Adesso in Giappone dovrebbero essere le 9 di mattina, se non vado errato. No, le 8 di mattina. Due calibri, uno splash. Due calibri, uno splasher e uno splattening cattanica. Quindi due calibri hanno anche due Kraken. Soprattutto io ho avuto un tag su Facebook, però non ho potuto guardarlo, quindi mi dispiace. Sarà la guardia di finanza. Non lo posso guardare. La guardia di finanza. Sì, dovranno arrestarti per qualche cavolata che hai fatto. Sono contro 3 o contro 4. Dove sono tutti quanti? Scusate. Non lo so. Ah, ma sono partiti ora, sono partiti. Guarda lì. Sono partiti ora? Sì, guardali, sono ancora in base. Per una volta il lag è stato con noi. Se non è in ritardo questo, ragazzi. Non sono partiti. Sì, lo so, lo so. Sono partiti, ecco. Yorkenich. Vabbè, direi che possono anche restare lì, dai. Io non sto facendo nulla, io sono fermo in zona nostra. Sai che succede? Li vedo molto mosci, so, questi giapponesi. I giapponesi più mosci che abbia mai incontrato. Quasi noioso. È vero, è vero. Fammi fare una... Ma non killano neanche. Ma guarda qui. Allora, io ho sparato 3 colpi in faccia. O era una tattica, perché... Ah, io ho sparato in tre di Kraken, eh? No,
ascolta, io aspetto tre colpi in faccia e poi finiamo con il Kraken. Cioè, raga, è una partita... Boh. Mai vista, è molto strana. Stupida. Anomala. Stupida. Oddio, devo dirti che è capitato più di una volta anche al sottoscritto di beccare degli squid party, ovvero dei giocatori che vanno a giocare anche in classificata, incredibilmente, ma è così, e non fanno altro che cazzeggiare, nella presenza parola, cioè sparare a caso, mettersi a ballare, trasformarsi da calamaro a inkling e viceversa di continuo, senza curarsi il vero obiettivo della partita. Potrebbe essere una strada, una di quelle. Questa cosa qua mi è nuova. Mi è successo l'altro giorno con quattro pennelli che disegnavano vicino alla loro spawn e non facevano altro, mentre io portavo il Bazookarp al traguardo tranquillamente. E diciamo che chi giochi in ranking in modo serio è tanta roba. Ma sono punti gratis alla fin fine. Io vorrei cambiare arma. Ho intentato di prendere lo sniper, ma forse è meglio che evito. Dipende che mappa esce, uccisevi l'anguillo. Dai, sniper, vado. Ecco, tanto, peggio di così. Magari becchiamo quattro sniper che cazzeggiano. Devo cambiare equipaggiamento. E non so cosa mettere sui piedi, perché effettivamente dovrei mettere una cosa con lo sniper, però... Questo cos'è? Boh. Metti scarpo d'attacco. Non lo so. Attacco? Direi di sì, con lo sniper. Io ho messo... Ok. Attacco sullo sniper serve, scusa, ma tanto non... Cioè, mica avevano palacciato il fatto di caricarlo tutto, oppure no? Allora, non so con lo sniper che hai preso te, quello a Tanica, ma con il Tinter, quando c'hai molto attacco, puoi uccidere anche a... Consideriamo il cerchio con l'orologio, quando sono le 40 minuti, diciamo. A due terzi puoi già uccidere. Col Tinter a due terzi puoi uccidere. Sì, se hai molto attacco. Se hai almeno un due main e qualche cosa subito di attacco. A due terzi diciamo che uccidi, sì. Fai tanto di danno comunque. Poi se l'avversario ha difesa sopravvivi. Ok. Questo col Tinter. Allora proviamo questa... Col... A Tinter? Sì, con lo Spratattanica sinceramente lo so, col... Con l'altro sniper. Che altro non saprei dove piazzarmi. Ma mi sono caduto di tolta. Questo vedete che mi porti sfiga. Neme si porta a casa la prima kill, attenzione. Ah, la seconda kill per Neme. Là c'è, però c'è la bolla, con la bolla. Una mano, sono morto. Raga, mi avete tutti quanti morti. Non mangia voi. Bravo Shining, così si fa. Così che cosa? Quella morte instant che ho visto. Aiuto, arrivo a farti da scudo. Veramente sei inutile. No, è vero. Non sono inutile. Però guarda. Il rientro, ragazzi, un rientro. Oh, ma raga, guarda, qui c'è qualcosa di... Ah, ecco come si faceva qua. Si doveva cazzarla in alto. Che cosa? Il Kraken è sprecato. È il... Come si chiama? Ah, porca miseria. Lo spruzzatore. Ma stiamo perdendo male. Eh sì. Ci stanno alle spalle. Oh, mi hanno spinto, c'è anche libri, due. Io sto morendo male. Cioè, io arrivo in zona e muoio male. Io neanche ci arrivo in zona, perché mi butto bene sotto con le bombe o mi uccidono. Niente. Beh, sono bravi questi, non so cosa fare. Niente, questa persa in 0 secondi. Sono bravi e non muoiono soprattutto. No, vabbè, che c'entra? Beh, con due grandi in faccia dovresti morire in di base. Dipende. No, due in faccia piene muori. Non c'è né se né ma che tenga. Andiamo così, cazzo duro, Neme. Abbiamo l'ultima partita, no? Che ore sono? Vediamo, se dura poco. Le 54. Potremmo anche farcela.
Vediamo, dipende. L'ultima, sì, ce la facciamo. Artiglio che prende l'idrante. Attenzione. Idrante. Poi tutte queste armi qua, poco utilizzate, in realtà sono devastanti. Si usa nel modo giusto. Il discorso è sempre lì. Il discorso è sempre lì. Devi avere una squadra che ti supporta. Perché tu con quell'arma lì, praticamente fai arretrare, metti paura e fai arretrare un sacco la squadra. Perché se c'è un uno, se, allora, se tu fai un uno contro uno, probabilmente perdi. Però se siete anche tipo in due e praticamente pushate anche in zona o sulla torre o altro, quindi andate praticamente in attacco a spingere, quest'arma qua, un'arma del genere, fa davvero male. Fa male e fa molta paura, perché ha un range elevatissimo. Purtroppo. Un tinta. Ah, ma siamo contro tre. Già. Bene. Io vado in mezzo. Allora, io qua con lo sniper non so dove andare, ma penso che bene. Vabbè, guarda dove vanno i loro. ma lui ha il tinter, mi pare. Io. Quello sfigato. Ah, ma il loro è in zona. Wow, come ha preso l'ore, hai visto? No. Praticamente è nel loro spawn. Ah, e spara da lì? Sì. Nel loro spawn, non è. Sì. Ne ho ucciso uno. Sì, più che altro sono da solo. Ma le zone, raga, chi le sta prendendo? Io sono da solo, come detto. Non fare lo sponsor di me che sono morto male. Ma io lo posso fare perché sono invisibile. Infatti, sì, l'ho killato. No, veramente parlavo con Artiglio, ma Artiglio non c'è. No, che lollata che ho fatto. Io comunque non ho ancora capito se effettivamente è meglio usare un tinter, perché comunque ha un range assurdo, oppure uno splatter a carica. Beh, il tinter deve essere l'arma con range più forte di tutto il gioco. Eh no, questo sì, ma qual è che tra le due effettivamente conviene? Boh, capisci? Questo è il discorso. Questo dipende dalle capacità specifiche del giocatore. Ma non lo so, secondo me invece cambia anche in base alla mappa. Perché metti che c'è comunque una mappa molto ampia, cosa fai? Usi il vai, l'ho distrutti due. E io sto esplorando in zona nostra. No, dov'è? Ah, no, aspetta, cioè, lui dal nostro spawn, lui dal suo spawn ci prende, Lui non si muove dal suo spawn, lui sta sulle cime, non è che sta proprio nello spawn. Sì, no, è questo, è ovvio. Regà, però coloriamo nell'altra zona, che cosa? Io qua sono impegnato, sai com'è? Voi mi sto ammazzando due. Voi cavolo state facendo, chi lo sa? Vabbè, abbiamo vinto. Non abbiamo vinto manco per niente. Non ci credo. Ma guarda, se perdiamo questa partita. Ma sai che ho detto, sta a vedere che ora ci prendono a uno. Una zona presa, prendete l'altra e chiudiamo il discorso. Su. Non ce la faccio, sono morto, mi ha preso lo sniper. Preso anche l'altro. Ci penso io. Sì, no, ce la fai tu easy. Oh, ce la fai, vero? Bravo. Speriamo, perché sono Kraken. Ah, allora no, non ce la fai. Aspetta. Però ne ho ucciso un altro. Vai, li sto uscendo tutti, a posto. Ok. Qui ci sta tanto il tinter, ho appena visto. Il tinter dallo spawn lì, tanta roba, sai? Io ho fatto schifo in sta partita, non ho fatto nemmeno il plugin, mi sa. Io ho fatto di poesia, infatti. Non ho fatto niente, sapete, qua, zero. Ho fatto tutto io. Qua sì. Qua sì, e direi che possiamo chiudere. Se il tempo per fare l'ultimo? No, che ore sono? 50. Dai, 59, è l'ultimo minuto. No, basta. Ma dai. Basta, perché è giusto perdere in questo modo male. Perdere in questo modo male, quindi, chi? In questo modo male. Cioè, no, vincere in questo modo male, sbagliato. Chiudiamo con la vittoria contro un team di 3 giocatori. Quindi, c'è molto onore, devo dire. Grazie per averci seguito. E quindi ci vediamo spesso in questo mese. Ciao a tutti. Ci vediamo mercoledì prossimo, cioè dopodomani. E alla prossima. Ciao a tutti. Ciao.